Ben ritrovati sul mio canale YouTube a tutti voi cari amici e amiche sportivo dal duo Stunner Jack e Gabino 90. Bello ragazzi. Vi ricordo che io e Stunner Jack siamo l'unica coppia, se non erro fin qui, a portare una carriera in Coppa, mettiamola così, qua su YouTube. Detto ciò, vi ringraziamo ancora di sostenere questa carriera perché siete veramente in tanti. Quest'oggi andremo ad affrontare in questo secondo episodio della Serie A, terza stagione con le Aquile, il Cagliari fuori casa all'Unipol Stadium, poi l'Inter al Ceravolo, il Genoa al Marassi e per concludere questo episodio sempre in casa al Ceravolo contro il Sassuolo. Noi siamo pronti, allacciate le cinture, tutto è pronto per la prima di questo episodio contro il Cagliari. Attacca il Cagliari per vie centrali, Carlson, l'ex Bologna, la mette alle spalle di Terracciano per l'1-0. Buco centrale clamoroso della retroguardia giallorossa. Attacca il Cagliari, Augello al traversone, c'è il raddoppio. William Osè, l'ex Athletic Bilbao. Incredibilmente il Cagliari, ma la CPU tutto può in qua in FC24, arriva il raddoppio. Angolo per il Catanzaro Bissek, va a concludere addosso però all'estremo difensore cagliaritano. Gallo, centralmente Lasagna, c'è il movimento di D'Angelo, entra in aria, D'Angelo! Fuori, incredibile, l'avevamo battezzata dentro. Invece no, Natale è passato, palla fuori. Recupera palla, Milei, c'è centralmente e arriva il gol di Gallo. All'87esimo 2-1. Accorciano le distanze, ma forse non c'è più tempo, ma tenteranno il tutto per tutto il Catanzaro. Finisce così all'Unipol Arena, il Cagliari batte il Catanzaro 2-1, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Vivarini. Sesta giornata di campionato al Nicola Ceravolo, arriva una big del nostro campionato, ma soprattutto del panorama internazionale. Arriva l'Inter di Simone Inzaghi, attacca l'Inter, Evanilson destro, mamma mia, ci ha provato il brasiliano, palla fuori di poco. Lasagna per Gallo, bella l'avanzata, ma da solo Gallo, fino in fondo, sinistro, centrale Sommer. Ci prova ancora l'Inter da fuori, Terracciano rischia la papera per ben due volte, forse riuscirà, bravo, a prenderla. Lasagna, c'è il movimento centrale di D'Angelo, è scoperta l'Inter, D'Angelo, finalmente sblocchiamo il match, primo tiro in porta al 72esimo, è Catanzaro 1, Inter 0. Mamma mia, dopo 70 minuti riesce a bucare Sommer, D'Angelo, 1-0 per il Catanzaro. Jankovic per Lasagna, centralmente ancora D'Angelo, come nell'azione del primo gol, D'Angelo fino in fondo, va col destro, palo, incredibile, è la giornata dei legni questa, non c'è più tempo però, finisce così, il Catanzaro batte l'Inter per 1-0. A Luigi Ferraris, giornata numero 7, Genoa Catanzaro, la squadra di Vivarini viene dall'entusiasmante vittoria per 1-0 contro gli ex campioni d'Italia, l'Internazionale. È bastato D'Angelo a far cadere la squadra nerazzurra. D'Angelo non ci arriva, occhio alla rovesciata di Van de Putte, rigore però, calcio di rigore travolto dal numero 20 rosso blu Sabelli dagli 11 metri, palla alta però, anzi fuori, errore dal dischetto. Avanza velocissimo Lovumbo, il pallone per lui, gol magnifico dell'ex Cagliari e Torino, Catanzaro in vantaggio al Marassi 1-0. Mamma mia, grande azione dei due sulla fascia destra, Lovumbo che fa correre Cagliari, che si fa a metà campo, che la rimette in mezzo per Lovumbo, gran volé.
Bella palla centrale, Numoa avanza indisturbato, Numoa la mette sul primo, somma arriva, distinto, evita il 2-0. Rimaniamo in cronaca perché c'è calcio d'angolo, Numoa, c'è Bissek di testa, non perdona, è il quinto gol in campionato, sempre dai sviluppi di calcio d'angolo, è 2-0. Mamma mia, è sempre lui, sempre a calcio d'angolo, sempre di testa, ancora lui, Bissek. Montero, il Kuban si gira, gol bellissimo, anzi era Vissa, non il Kuban. Correggo il marcatore, 2-1, gran gol, si gira in maniera rapida l'attaccante del Genoa, Terracciano sorpreso, 2-1. Buono Numoa, Numoa va col piattone, 3-1 Catanzaro, sorpresa la difesa del Genoa, soprattutto il numero 5 Dragusin, se non ho visto male, si fa soffiare il pallone da Numoa per il 2-1. Mamma mia, perde la palla la difesa del Genoa sotto la pressione di Numoa che fa il 3-1. Catanzaro, Badanca, occhio a Bissek, è una sentenza per ogni difesa sui calci piazzati, doppietta, Catanzaro 4 Genoa 1. Mamma mia, di testa infermabile, ancora lui, doppietta, non c'è più tempo, finisce così a Luigi Ferraris, il Catanzaro travolge, 4-1 il Genoa. Ultima partita dell'episodio, è l'ottava giornata di campionati, siamo reduci da due vittorie consecutive, ci aspetta il Sassuolo in questa partita. Van de Putte forse segna Lasagna, non ci credo, chiudete baracche e burattini, Lasagna si divora il gol dell'1-0, Vivarini non so cosa implora in panchina, ma forse qualche idea l'abbiamo, incredibile. Verticale da Lasagna, c'è il movimento di Luvumbo, bella questa idea, centralmente D'Angelo che va col tocco sotto, non ci credo, troppo morbido, Enrique la toglie dalla linea bianca di porta. Oh, è veloce Luvumbo, entra in area di rigore Luvumbo, va col mancino sul fondo, era da ottima posizione, non riusciamo a scardinare la porta del Sassuolo, occhio perché sbaglia il Sassuolo, Duncan, D'Angelo, stop sinistro, la sblocca lui per l'1-0. Finalmente, dopo i tanti tentativi del Catanzaro, sempre lui, D'Angelo la sblocca, 1-0 per il Catanzaro. Luvumbo, centralmente per Milei, a rimorchio Gallo, chiude il match all'80esimo per il raddoppio del Catanzaro. Mamma mia, Gallo subentra D'Angelo, autore del primo gol, e fa 2-0 per il Catanzaro. Gallo prova a partire, chiama palla Balotelli, Gallo va in solitaria destro sul primo palo, Balotelli arrabbiato, ma Gallo esulta per il 3-0. Mamma mia, che serpentina tra i difensori di Gallo, 3-0 per il Catanzaro, doppietta di Gallo. Finisce così al Ceravolo, l'ultima partita dell'episodio, calcio champagne, 3-0, caliamo il tris al Sassuolo. Chiudiamo l'episodio con la consueta classifica perché ci sorride dopo questo episodio, ma dopo l'ottava giornata di campionato. Al comando troviamo la Lazio con 19 punti a 18, Milan e Fiorentina in zona Champions, rimane il Catanzaro a 16 punti insieme ad Inter e Roma, siamo piazzati meglio con gli scontri diretti, quindi per il momento ci prendiamo l'ultimo posto disponibile per la UEFA Champions League, Inter in Europa League al momento, la Roma in Conference, via via tutto il resto del gruppo, in zona retrocessione troviamo Lecce a 4 punti, Genoa 3, Como con un solo punticino in 8 giornate, ancora secco di vittorie la squadra comasca. È stato un episodio, Stannerjack, incredibile a dir poco, perché dopo la prima partita
Persa, ne abbiamo fatte tre, abbiamo fatto tre vittorie consecutive, di cui una con l'Inter, vincendo in casa per 1-0. C'è da dire che comunque fin qui il miglior marcatore del nostro Catanzaro è l'ex Inter Bissek, con ben 5 reti, tutte di testa da calci d'angolo. Sì, purtroppo nota dei problemi in attacco, quindi ci pensa il nostro Bissek a segnare, però tutto sommato, come hai ben detto tu, un ottimo episodio. Dopo la sconfitta del Cagliari pensavamo di avere una striscia negativa, invece no, abbiamo vinto anche lo scontro diretto con l'Inter e siamo ancora lì. Va bene, cari amici sportivi, noi vi salutiamo, ma vi anticipiamo, come potete vedere a destra della grafica, dove ci sono risultati e partite di ottobre, perché dal prossimo episodio partiamo col botto, perché c'è il big match della nona giornata. All'Olimpico affronteremo la Lazio, prima in classifica. Occhio, perché potrebbero esserci sorprese. Un saluto da Gabino 90 e Starnerjack. Bella.